Ciao a tutti. Ed eccoci in compagnia delle 390, protagoniste di questo test. Siamo venuti in Sicilia e abbiamo percorso parte del circuito delle Madonie, la mitica targa Florio, in sella queste tre BMW. Partiamo dalla versione standard, che poi standard non è perché è la top di gamma, riconoscibile innanzitutto per la forcella stili rovesciati con gli steli dorati. Questa moto ha subito varie modifiche, al di là del motore che adesso è Euro 4 e che eroga sempre 110 cavalli e 116 Nm, prima erano 119, per cui perde 3 Nm, poca roba dopo averla provata, sinceramente non si sente tutta questa differenza. La moto però appunto non ha subito solo modifiche atte a renderla Euro 4, ha ricevuto anche delle modifiche alla ciclistica. Al di là che c'è un canotto di sterzo che adesso varia la sua inclinazione, poi tutti i numeri andatevi a leggere nel nostro articolo, cambia di conseguenza anche l'avancorsa e il passo della moto. Ci sono dei nuovi cerchi a raggi che sembrano simili a quelli del modello precedente, ma sono differenti. Il mono ha una pratica regolazione esterna per il precarico, mentre la forcella ha sopra alla testa degli steli la regolazione precarico dell'estensione. Nuova è anche la strumentazione, con due strumenti separati, ricca di informazioni. Di serie abbiamo l'ABS, mentre il controllo di trazione rimane sempre optional. Confermato anche lo scarico, il doppio terminale. Poi abbiamo la novità della Racer, che diciamo deriva in parte dalla Scrambler dal punto di vista della ciclistica. Il motore è lo stesso montato sulla 19 standard, per cui il 1170, tipico di questa serie di BMW vintage. In questo caso abbiamo un telaio verniciato in grigio, con i cerchi in lega, quelli a raggi sono optional, così come optional il controllo di trazione. Questo è optional su tutte e tre le moto della nostra prova. La strumentazione è uguale a quella della 90 standard, per cui col doppio strumento. Abbiamo un terminale di scarico singolo in questo caso. Un'altra differenza sta nel fatto che la versione Racer non ha il manubrio in un pezzo singolo, ha dei semi manubri che abbassano decisamente la posizione di guida, così come cambiano le pedane, che sono molto più arretrate rispetto a quelle delle versioni pure standard. Questa nuova triangolazione sella pedane manubrio causa qualche problema di affaticamento ai polsi, perché la posizione è molto carica, è una posizione vintage, così come la moto. La versione pure si differenzia rispetto alla Racer per la colorazione del telaio, in questo caso è nera. Il terminale di scarico ha un fondello di colorazione differente, mentre la ciclistica è identica, per cui Racer e Pure montano una forcella tradizionale priva di regolazioni. Bisogna dire che però il settaggio standard è di valore, non abbiamo avuto voglia né di mettere mano al precarico del mono, che si regola attraverso delle ghiere e non con la rotella presente sulla standard. E ci è piaciuto molto l'assetto non è particolarmente sostenuto, invece quello della standard sulle strade sconnesse ha dato, non dico dei problemi, però rende la moto un po' più rigida e meno confortevole. Il comportamento del motore invece è stato fantastico, perché questo motore gira a bassi regimi con una tranquillità incredibile ed è sempre pronto a riprendere, mentre poi l'allungo non serve, per cui si viaggia dai 4 ai 6 mila giri con una piacevolezza e un tiro e una progressione sempre eccellenti. Il cambio preciso, morbido, la frizione anche se morbida stacca bene, è davvero un godimento guidare queste moto nei percorsi misti. I freni sono appunto dotati di ABS, che non è particolarmente invasivo, mentre il traction control montato sulle moto della prova sinceramente è auspicabile che venga messo anche a pagamento sulle moto che andrete voi a comprare. Le differenze tra la Racer e la Pure logicamente sono dovute al fatto della diversa distribuzione dei pesi. Trovandosi a guidare molto più sull'avantreno con la Racer c'è una sensazione, un feeling maggiore, anche se poi nei cambi di direzione e in percorrenza la Racer va quasi tenuta più fisica. La differenza invece che caratterizza Pure rispetto alla standard è dovuta proprio all'assetto delle sospensioni, molto più morbide sulla Pure, e la cosa permette una maggiore agilità nei cambi di direzione, la moto cambia assetto più facilmente. La standard invece è molto più sostenuta, è più precisa, però sugli asfalti perfettamente lisci ha qualche cosa in più in termini di precisione
magari anche di coerenza nella percorrenza delle curve, però poi quando gli asfalti non sono proprio perfetti la Pure viene fuori e garantisce anche un maggior comfort di guida. Inoltre, una cosa che ci è piaciuta moltissimo è stato il rumore che esce dal terminale singolo della Racer della Pure, davvero aggressivo rispetto a quello più ovattato, sempre bellissimo, del doppio terminale della Standard. Chi vuole entrare nel mondo della 90 ha queste possibilità. Ci sono 5 modelli della gamma 90. In questo caso queste 3 abbiamo. Se 16.250 euro vi potete portare a casa una 90 Standard con tutto l'equipaggiamento in più rispetto alla versione Racer, che costa 14.300, e i 13.300 della versione Pure, che fa da base per un'eventuale customizzazione della moto, perché il divertimento viene anche lì. La 90 è fatta apposta per essere customizzata, come indica l'ampia gamma di accessori aftermarket che si possono montare su questa bicilindrica. Per cui adesso sta a voi, fate dei commenti, fate delle domande, mi raccomando intelligenti, e risponderemo solo a quelle.